Allora, Babagione, è troppo allentato questo orologio. Che giorno è oggi? Non so quando caricherò questo video. Domani dovrebbe scadere questo blocco temporaneo. Sono stato segnalato per un video, ma e caricherò tutto il materiale. A Bologna direbbero, Socce, ma se le carico lui lì, ma si è esaltato, quel fan. L'Ottic è diventato un fanatico, siamo partiti già male. Questo eloquio che è un po' tentenne. Ieri ero convinto di aver partecipato. Ho partecipato in veste di figurante. Di comparsa, diciamo, Piazza Aldrovandi, la Montagnola, ecco, alla seconda stagione della serie TV disponibile su Netflix in questi giorni. In vostro onore, ma non è possibile, è morto il personaggio interpretato. Ma comunque, rivedrò questa serie che non ho visto per evitare il déjà vu. Che voglio dire, queste follie. Dicevano un amore dopo un viaggio chiamato Amore con Laura Morante, che guarda caso, sì, Stefano Accorsi, il colibrì Nanni Moretti, dove c'è Laura Bianca. C'è sempre Nanni, la stanza del figlio, la Nutella. Diciamo che. Ricordate il grande Diego Abatantuono? Insomma, cosa avete preparato? Pupetto de merda? Allora, diciamo che mi sono rituffato in questa realtà, da come ero estraniato, no? Allora, Vicolo Bolognetti, l'appuntamento lì alle 7:30. Ho fatto la prova tampone, pensavo di avere Covid, sono stato anche influenzato e in passato le persone mi influenzarono. Perché diciamo, abbandonare diciamo, istituzionalmente gli studi, poi le riprese, ma io ho sempre studiato, mi sono applicato da autodidatta. Allora, prima di raggiungere questo vicolo qua, via Brocca Indosso, dove è ubicato ancora il liceo Sabina, succursale da me frequentata, Stefano Accorsi. Diplomato sia al Sabin, ma non la succursale. Fra l'altro, quando io frequentai questo Sabin, il suo scientifico, se fra corso è figo, per educazione fisica ci spostavamo in zona autostazione, no? Alla Montagnola. Vi racconto questo, è un aneddoto, qui sono Totoiano. Intanto mangiamo. Io sono un tipo strano, mi sono pulito i denti col dentifricio. Dentifricio, non per dirla alla Gigi Proietti che fu, sì, parafrasando, dentifricio, ambrosio. Dicevo, arrivai quindicesimo, che non è male, eravamo in 300, in una corsa campestre alle scuole medie. Non vinsi, ma l'importante è partecipare. E arrivai primo nella mia prima esibizione, diciamo così, verso quell'età. Sì, andavamo là. Lì c'era una palestra, spogliatoio, per dirla alla Totò. Io la spoglio con gli occhi, sa donna. No, Totò diabolico, se non era proprio così la battuta. Comunque, uomini, arrivai primo lì. Sì. Mi diede un 8, 8 e mezzo in pagella. Insomma, poi prendevo voti altissimi dall'insegnante, che fra l'altro è un badicoscia quella, una topa. Sì, perché l'insegnante italiano fece una domanda, sapete, questi ragazzi usciti dalle scuole medie un po' meno metti nel cervello. Fui scambiato per libero del Rienzo, poi di Santa Maradona. Possibile questa cosa. Dicevo. Due paesà, non è mal volo sciù. Lino Benvi, commissario Falò, commissario Auricchio, non sono fracione. Com'è? Non sono frifri, sono il commissario, ti faccio un culo così. Carculattone, culone. Allora, sì, ma quel Stefano Accorsi ha avuto comunque un culo nella vita. È partito Maxi Bon.
Dugus il Milky One? Oh, è andato poi con una buona Letizia Castà. Il Castano, Stefano, più alto di me, anche più grande del 71. L'uomo, indubbiamente. Io non sono omosessuale, però dobbiamo dirci le cose come stanno. Allora, qua, questo è un libro che ho recuperato, fra l'altro lo conosco a memoria questo. Nei miei momenti di autismo schizofrenico, sì, lo ripetevo. Mi ripetendo, il mito, la storia e la poesia. Di Antoinette Marson, Valeria Boscolo. Comunque, meglio Valeria Cavalli, che anche su quel caso Martello, parafrasando il grande Andrea Ronghetto, ci vediamo nel Martellin, c'è una scena di sesso eccitante, eccitata in Bologna e Pola, Io non voglio morire. Trovate tutto presente nel Colibrì. È chiaro? Questo è un brutto libro, il commissario Falò invece dovete accattarlo, è un masterpiece. E allora, niente. Insomma, questa qua, questo insegnante italiano, fece una domanda, nessuno sapeva un cazzo. Ecco, come si chiama? Ecco, una mappa geografica con ripresa, diciamo così, dall'alto. Questa ripresa è un po' così, sgamba. Allora, avete le gambe, ripeto, questa. Poi, diciamo, io praticai. Sottoscritto un autosgambetto, ingiambai da solo. Sì, perché mi ritirai, questa mi tirava. E, insomma, topografia. È l'unico che ha risposto correttamente. Insomma, sono stato un grande coglione, diciamo, nella vita. Potevo avere ogni cosa, che poi. Allora, però, sta polpetta qua. Allora, polpettone. No, babbagione. Si fu scambiato poi. Io ero un genius come Robin Williams. Un tipo alternativo da film come L'attimo fuggente, diciamo, Dead Poets Society. Fu scambiato per Robin Williams di Jack, di Francis Ford Coppola. E anche per quello della leggenda del pescatore, The Fisher King. Volevo neanche praticarmi un lavaggio al cervello, a mo' di Jonathan Price di Brasile, sempre di Terry Gilliam. E diciamo che Stefano. Miglioretto, parecchio. Questo nome non è nuovo. Citando di nuovo il grande Andore de Curtis, principe come me, di cosa non si sa. Della risata di Gotham City come Joker. Questo nome non è nuovo. Stefano, Stefano. Poi la piazza delle Sette Chiese. Gioca a calcio anche con uno che di cognome faceva Chiesi. Lo chiamavano Church. Qual è il plurale di Chiesa? E no, non va bene con Chiesi. Chiese, questo qua fra l'altro mi chiese, ma Stefano tu vai in chiesa? Uè. Dicevo, sì, fui un martire, diciamo, come un martirio, il Calvario passato come questo primo martire della cristianità. Dopo Natale, giorno in cui nasce Gesù Cristo, un signore, la Madonna, è avvenuto loro miracolo, siete San Gennaro da Sordo. Vabbè, dicevo. Sono buone queste polpette qua. Sì, sono l'unico uomo che si pulisce i denti, poi mangia e poi si pulisce ancora, perché io sono un uomo pulitissimo, veramente. Anche se, diciamo, a timburi. Poi, insomma, Stefano ha recitato con Violante Placido, che quella io, modestamente, io ci ho dato dentro. Non è vero. Cioè, io romanzo, io, no, le cose che racconto, anche di donne, corrispondono, diciamo, alla verità. Combaciano, che poi ci sono i baci, così c'è l'ultimo bacio, c'è Gabriele Muccini, baciami ancora, Jovanotti, cari giovincelli, giovinestri, vai. Baciami ancora, baciami. Diciamo che sì, avete visto questo film con Laura Morante, non La stanza del figlio e Colibrì, questo film dove Stefano, per cui vinse la Coppa Volpi, no? Io ero presente in sala. Anche Valeria Cavalli, no, cioè, Laura Morante a cavallo alle gambe lì, no, la vidi, gliela vidi tutto perché ci fu uno, c'è cioè, proprio alla Basic Instinct quando presentò The Dancer Upstairs di John Malkovich con Javier Bardem. Ecco, visse un po' da Javier Bardem de Mar Adentro di Alejandro Amenábar, no? Cioè, comunque, adesso ci vuole l'accento caliente, spagnoleggiante, che se diciamo spagnola, cioè, lì, visto che tette che ha nella stanza del figlio e lì Nanni Moretti afficcace quella scena secondo me soltanto perché
Pare che Laura, ma si è presa la laurea. Dice Totò Peppino, la femmina, nasce dalla lettera nei letterati. Dice Pedante Cruciani, che non è un tipo da Dante Alighieri, nei soliti ignoti. C'è Vittorio Gassman, ci mette mezz'ora a fare una firma. Uomo di lettere. Poi fa uno scarabocchio. Infatti, abbiamo firmato tanti documenti lì. Sì, qua ci vuole una sigla. A un certo punto mi ero dimenticato una firma, beh, la faccio io tanto, non mi frega un cazzo a nessuno. Però non è venuto come la mia, io diciamo. Ho questo stile letterario un po' aulico, tutti questi ghirigor che faccio. Allora dicevo, sono un po' pazzo come Dino Campana, no? A me campagnolo, che vuole sempre voi. Comunque abbiamo anche quello. Sta ancora con quella delle ricette in cucina, si chiama Benedetta Parò, no, Cristina Parò, Giorgio Gori. Beh, me la dormi come un ghiro, ma ci sta, tanto io sono come Maradona, a proposito, non Santo Stefano, Santo Maradona, posso anche non fare un cazzo, quando ritorno in campo sono come altri che queste stronzette, Quinto, Curzio, Rufo, le filosofie, Platone, se... Ponzio Pilato, eccetera, eccetera. Io non sono Pilato, a differenza di quello che dice il mio etero. Fra l'altro, non sono calvo, non sono neanche un calvinista, neanche religioso. Suonate? Sono agnostico. Dicevo, sono indubbiamente un genius. Dicevo, sì, ritorno in campo, diciamo, grande Oronzo Canà, allenatore di Serie A della Longobarda. Mira Canà. Mara Canà, mia moglie. Si fu scambiato per uno junior. Vi ricordate quella scena? Con Bergonzoni, Andrea Roncato, procuratore di calciatore. Non è caro Bergonzoni che lei sia, diciamo, un procuratore di culi. Perché? Poi, guarda questi culi che parlano, leopardi, sì. Parla. E si gira quella là. Uè, pirla! E siamo qua a Rio de Janeiro, un ne trovate pure milanese. Piacciono molto le cotolette, le limonate. Limonate sono buone, diciamo, anche diciamo, pombelmi, diciamo. No, quello c'è succo di frutta, succhiante. Dicevo, voi siete la frutta, ma lo so, tante amarezze, come nel commissario Logatto con la scena. Ma tu stai piangendo. Ricordate, ma siamo sicuri che lei sia di Torino? No, questo è quello di Torino. Ma siamo sicuri che tu sei di Torino? C'è Torino, poi a Bar dello Sport, ho fatto 13, no? Diciamo, fui, diciamo, muto come Jerry Calà. Parola, sì, lo chiamano parola, ma quella è... No, dicevo, che cazzo sto dicendo? Madonna, la gappa. Troppi neuroni. Cari coglioni. Bergonzo, c'è Aristoteles. Allora, metti su. Arreta. Meridione di Gnarreta, per dire di nuovo. Aristoteles, Socrates. Poi c'è anche quella battuta proprio di Lino Banfi. Prendiamo tutto con filosofia. Bisogna, dice, prenderla così. Dicevo, voi andate imboccati. Ci sono le ragazze? Laureate se la boccone, fanno anche l'intellettuale questa, certo, la boccone, la laurea, sono laureate, scusate, scusate, laureate, scusate, sì perché quella, sai quando, diciamo, i professorini, che poi quelli fanno anche, io sono professore, mi ricordo un certo Parisini, così, sì. Dava sempre 8 in pagella, 8. Io mi sono, diciamo, diplomato alle scuole medie, diploma di scuola, con ottimo, hanno visto, cioè, se mostrava le cosce, sì. Veniva sgridato dai genitori, soprattutto le madri di queste qua, dicevano, ma mia figlia non aveva studiato ieri, sì, ma io l'ho interrogata, è andata bene, ma non ha detto una parola, come Jerry Calà in questo, non ha detto una parola, ma, sì, insomma, è romanico e sessuale questo Parisi. Se le ragazze si presentavano in questo liceo sempre, tutte così scosciette con le minigonne, con i ragazzi era più duro.
Sì, a lui diventava durissimo, cioè, però dice che cosa? Ah, la coscia. Quindi voi non sapete un cazzo della mia vita. Perché qua c'è sta scritto, potete controllare, che di Quinto Curzio Lupo l'antichità non ci ha tramandato notizie. E sulla vita di Omero sapevano ben poco già gli antichi, quindi i miei sanno poco di me. Diciamo che rimango un bravo. Quindi adesso facciamoci una fumata, anzi, sapete che vi dica. No, facciamoci una fumata, dai. No, ma dopo si Nanni Moretti e c'è bomba. Va di là, l'altra stanza. Ma mi si nota di più se vado alla festa o se non vado. E tutti questi, a proposito del colibrì presentato alla festa, Festival del C di Roma, tutti questi figli di papà. Voi parliamo di cinema, ma l'hai visto l'ultimo film di Kinky Talk? No, l'ultimo film postumo era Venezia. Sì, fra un coctelino e l'altro. Uè, ma tu cosa fai? Ma tu non sei di Roma, sei di Milano. Non va bene. Ho visto Colibrì l'altra sera, infatti questi di Cattleya, della serie Un amore, di Roma, no? Oh, non è male, la bambina è stata bravissima, oh, fenomeno quella lì, eh. Ti è piaciuto? A male sto figlio. Oh, ma come verrà stasera TV? Vabbè, stia qua a Piazza Aldrovandi, qualcosa lo uccideremo. Sta angolazione, questa la rifamo. La rifamo. Vi ricordate il grande Carlo Verdone con Claudio Gerini? Oh, o famo strano, come famo? Ora, io non sono Marlon Brando, non sono Stefano Accorsi più bravo di me. Ma tenente, l'orrore, mi fu scambiato per Bad Lieutenant, tenente, adesso mi stavo imbrogliendo con le parole, parola, parole, ricordate per qualche dollaro in più? Colonnello, chi doppiava Clint Eastwood? Enrico Maria Salerno. Colonnello, tu sei mai stato giovane? Sì, neanche incosciente come te. Ma poi è successa una cosa, era così circa, no? Diciamo che questo falò, secondo me, non assomiglia né a Lino Bevi, né a Stefano Accorsi. La mia prima ragazza disse: sì, non sto inventando niente. Disse: Stefano, sai che assomiglia a Stefano Accorsi? Quella fu la più grande offesa della mia vita, veramente. Ci rimasi male. Ma Stefano Accorsi, Madonna Santissima del Carmine e dell'Inguroneta. Non a Marlon Brando. Beh, neanche Filippo Timi, neanche Kim Rose Stewart. Assomigliano a me stesso. Comunque il più grande attore italiano di tutti i tempi, secondo me, è stato Gian Maria Volonté, grande attore quello. Quello che cambiava le intonazioni, quello poi parlava così, era capace di essere il più cattivo di tutti. Vi ricordate il finale? Qui c'è il Tinello, il Triello, il buono, il brutto, il cattivo. A proposito di orologio, che ore sono qua? Tan, 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 tan. Arriva Clint col fucile. Grande recitazione di Gian Maria Volonté comunque. Gli cambia proprio lo sguardo. Improvvisamente, che cazzo sto. Non dice la parola lì, c'è proprio freddato di brutto. Okay. Sei stato poco attento, vecchio. Prova con questo. Tu, Indio, il gioco lo conosci.